Questa è una partita molto importante, uno scontro diretto per la corsa ai playoff. Brindisi è una squadra importante, una squadra che ha inserito Anesiche al posto di Kaji, trovando grande equilibrio. È reduce da tre vittorie prima della pausa della Coppa Italia, tre vittorie importanti e di spessore, quindi sembra una squadra molto in salute. È naturale che, essendo una squadra che subisce, mi sembra mediamente quasi 80 punti, hanno delle lacune e in queste lacune dobbiamo cercare di infilarci rispetto anche alle cose che stiamo facendo, anche se devo dire per onestà che non abbiamo messo molta attenzione su quello che possiamo andare a sfruttare, nel senso che è talmente importante il ritrovarci noi come ritmo, come fluidità, come sensazioni personali, che credo che quella sia proprio una conseguenza, ovvero nel momento in cui ti vengono le tue cose, hai anche la lucidità per andare ad attaccare i punti deboli della squadra avversaria. Credo che abbiamo le qualità per giocare la nostra pallacanestro e in questo momento ho bisogno che stiano all'interno della loro fiducia, che cerchino di lavorare sulla fiducia e su cose che secondo me naturalmente torneranno e che questa settimana ho cercato di sottolineare in tanti modi diversi, soprattutto al tiro, che è assolutamente una condizione mentale, anche se penso che in alcune situazioni possa essere anche una situazione di una condizione di ritmo, però per i tiri sbagliati aperti è assolutamente, vedo la squadra rispetto al momento difficile, serena nelle cose che sta facendo e conscia soprattutto di aver lavorato bene, di sapere il proprio valore, e ho visto una squadra molto umile nel voler sbattersi per fare il massimo. Poi è naturale, uno, l'importante è riuscire a dare il 110% e sapere che dobbiamo rimboccarci le maniche con umiltà. In questo sono sicuro che il pubblico ci darà una grande mano, perché noi abbiamo bisogno di tutti, perché comunque è un bene di tutti. E quindi sotto questo aspetto la squadra naturalmente dovrà fare la sua parte per trascinare il pubblico, ma sono convinto che l'obiettivo finale è di vincere, di far bene in generale, sia un obiettivo a cui tutti teniamo.